dovrebbero essere i colori del cielo e della notte. Ciao Fabio! Ciao MTV! Pronto per la sfida? Sempre pronto perché è tutta la vita che sono pronto per queste sfide. Il tema della MTV Crips Challenge è... I'm Inter. So tutto dell'Inter, almeno penso. Proviamo! Sei un'ex colonna della difesa nerazzurra. Sei una legend della società. Chi meglio di te può conoscere le curiosità sulla storia dell'Inter? Quando si parla di Inter, so tante cose, però bisogna vedere se sei stata cattivella. Iniziamo! Prima domanda. L'Inter viene fondata il 9 marzo del 1908 all'interno di un ristorante milanese dell'epoca. Come si chiamava il ristorante? Ristorante Orologio. Bravissimo! Risposta esatta! Sono stato fortunato perché proprio all'ingresso della sede c'è scritto, quindi su questa domanda ho avuto un piccolo vantaggio. Seconda domanda. Perché i colori dell'Inter sono il nero e l'azzurro? Se non sbaglio, è nero e azzurro perché dovrebbero essere i colori del cielo e della notte. Risposta esatta! Vestire la maglia nero-azzurra è stata una grande emozione. Mio babbo mi ha trasmesso questa passione del calcio e mio babbo era interista ed è interista. Quindi aver vestito, aver coronato un sogno fin da piccolo è stato veramente, veramente bello, ecco. Terza e ultima domanda. Vai per l'Amplein. Quale altro argentino arrivò insieme a Javier Zanetti all'Inter? Dai, sei stata brava MTV, mi hai voluto bene. Il giocatore è Rambert, lo so bene perché io poi sono arrivato l'anno dopo all'Inter. So anche che forse il giocatore che voleva maggiormente Moratti era Rambert, non Zanetti. Poi la storia, insomma, ha detto che Zanetti è stato un grandissimo acquisto per l'Inter. Però il giocatore arrivato con Javier è Rambert. Bravissimo! 3 su 3! Anzi, visto che siamo nella sede dell'Inter, direi triplete completato. Grazie ragazzi, grazie a MTV che mi hai voluto bene.